perché 11 anni sono troppi, non ne posso più. Vi prego, se sapete qualcosa, dite la verità. Riaprire le indagini, questo è l'appello della famiglia di Domenico Salvi, il ragazzo scomparso da Villa Ricca 11 anni fa. La sua auto venne trovata a Varcaturo incendiata. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Il caso è stato archiviato, ma secondo il legale non sono stati raccolti tutti gli indizi che avrebbero permesso di arrivare alla verità. Purtroppo devo dire che non ci sono elementi nuovi per sostenere un giudizio perché gli elementi non sono stati cercati fino in fondo. Non abbiamo praticamente elementi presi dall'automobile che è stata ritrovata incendiata solo 3 ore dopo la scomparsa, elementi fondamentali per capire chi portava l'automobile lì. Non sono state prese in considerazione immediatamente di scavare nei dintorni di dove è stata trovata l'auto, elemento fondamentale, perché poi successivamente sono arrivate delle telefonate che ci hanno detto dove poteva stare la persona scomparsa e di scavare, ma al momento andava scavato. Non sono state acquisite le telecamere. Abbiamo un'opportunità di poter chiedere, uno, una riapertura delle indagini, fondamentale, cercando di rivedere tutti i dettagli. Dall'altra parte, ovviamente, dobbiamo richiedere un'altra volta l'aiuto e la complicità alle persone. 11 anni sospesi tra segnalazioni, avvistamenti e lettere anonime in cui si indicano addirittura punti precisi dove il ragazzo sarebbe stato seppellito. La famiglia chiede complicità, chissà, parli. Di duro travaglio, di insofferenza, di angoscia che ad oggi ci porta ancora in questo profondo, in questa profonda oscurità di sapere magari dove sta mio fratello. Noi ci siamo fermati a quel giorno di 11 anni fa e io chiedo proprio a loro questo aiuto, è un aiuto umanitario, senza aver paura, però quello che chiediamo ormai dopo 11 anni di mettere un punto, di mettere fine, di portare magari un fiore su una lapide, di prendere quello che è nostro, nient'altro. Con l'aiuto di altre persone, incrociando tutti i dati, può darsi che riusciamo a scoprire la verità. E la speranza di poter portare alla luce la verità, o attraverso lo Stato, oppure attraverso il buon senso delle persone che vogliono bene mio fratello. Il fatto che noi siamo qui dopo 11 anni, questo fa capire che comunque noi non ci fermiamo, perché come famiglia, ma credo chiunque, non si può mai fermare a rendere ad una cosa del genere. Io chiedo a cuore in mano a Villa Ricca se sa qualcosa di farmi trovare mio figlio.